estate fiorentina arriva anche Max Pezzali. Questo sabato 2 luglio al Visarno Arena, all'ippodromo del Visarno, in piazzale delle Cascine, al parco delle Cascine di Firenze. Lo abbiamo ai nostri microfoni. Ciao Max, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, è arrivata questa tua lunga estate caldissima, come cantavi, perché esatto. Sei pieno di impegni. Ma ringraziando Dio, sì, di solito è un diciamo è un buon fatto, no? Quando assolutamente si è pieni di impegni, vuol dire che ci sono tante cose da fare, ci sono tanti posti da attraversare. E nel caso specifico insomma vuol dire che c'è la possibilità di incontrare le persone in un concerto, ecco, che è una delle cose più divertenti per chi fa il mio mestiere. Assolutamente, porterai ovviamente i tuoi cavalli di battaglia, ma anche certo. L'astronave Max New Mission 2016. Esattamente, ci saranno tutte le canzoni appunto più insomma che più ci hanno portato fortuna in questi quasi 25 anni di carriera. E poi ci saranno appunto anche, si arriverà fino al così ai due singoli inediti di questo repackaging, no? Di questa riuscita dell'album Astronave Max nella sua versione appunto New Mission 2016, in cui appunto ci sono questi due singoli inediti e nel disco poi c'è anche una, proprio visto che siamo in tema, c'è anche un ulteriore CD live del tour precedente, quindi di quello dell'inverno scorso, per avere una sorta di assaggio di quello che si potrà vedere sabato nel nostro concerto. E in più ci sarà la possibilità, sai, perché chiaramente non sapevamo al momento dell'organizzazione delle date che ci sarebbe stata questa strepitosa partita Italia-Germania, no? Per l'europeo, e quindi diciamo che chi verrà a vederci avrà la possibilità sia di vedere la partita che di vedere noi, quindi noi guarderemo la partita insieme al pubblico in mezzo a loro, e poi probabilmente canteremo qualcosa nell'intervallo e poi dopo faremo il grosso del concerto dopo. Ecco, non potevate fare altrimenti, ovviamente. Bah, sì, da appassionati di calcio, nonché da appassionati di musica, insomma, cerchiamo di unire le due cose. Al Parco delle Cascine sei mai stato, in questa bellissima location? È la prima volta. Ecco, ti assicuro che è una cosa molto suggestiva e molto bella, come lo è, ovviamente, tu lo sai, Firenze. Assolutamente, Firenze ci ha dato sempre delle grandissime soddisfazioni dal punto di vista del pubblico, del calore, della partecipazione. Ricordo ancora io specificamente un capodanno, no, del 2014 in cui appunto abbiamo festeggiato insieme alla gente di Firenze l'arrivo del nuovo anno, quindi insomma speriamo di poter festeggiare anche sabato, non diciamo niente per scaramanzia, ma comunque speriamo di festeggiare ancora assieme. Sei reduce anche da un importante premio per i tuoi 500 concerti. Beh sì, diciamo che è poi un metro di giudizio molto importante per chi fa il mio mestiere. Spesso si pensa solo ai dischi, no? Che ormai quasi non ci sono più se non in forma virtuale. Si pensa alle canzoni che uno fa, ma poi uno degli aspetti più importanti è proprio il live, no? È andare in giro, è cantare appunto città dopo città e il proprio repertorio e incontrare fisicamente le persone. Questo è uno degli aspetti forse che danno più soddisfazione nel mio mestiere, e arrivare a 500 date è in qualche modo un punto tra virgolette di arrivo, no? Cioè comunque una bella pietra miliare, no? Vuol dire che sei stato in giro tanto tempo, ecco, mettiamola così. Sicuramente al primo non avresti mai creduto di doverne fare almeno altri 499. Assolutamente no. Io sono sempre stato convinto che ogni cosa che ho fatto dal primo disco, cioè ogni disco, ogni concerto, ogni apparizione, l'ho sempre vista come la mia unica e potenzialmente ultima occasione, no? Ho sempre dato tutto come se fosse l'ultima cosa che potessi fare, e quindi insomma è bello potersi trovare dopo 25 anni e 500 date a essere ancora qui in giro per l'Italia. Ecco, ma The Voice invece che esperienza è stata? La rifaresti? Sicuramente, è stata un'esperienza per me di grande arricchimento, perché più che altro nella comprensione anche per due aspetti, perché è difficile per chi arriva da fuori, insomma, chi è esterno,
capire i meccanismi della musica in televisione, no? Cioè di come rendere in qualche modo spettacolare un processo artistico come quello della musica, della preparazione delle canzoni. E poi c'è un altro aspetto che è quello umano, ci si arricchisce tantissimo, è un tipo di programma nel quale si diventa tutti una grande famiglia, anche con i ragazzi che poi, di cui si va a fare coaching o anche i ragazzi delle altre squadre, si è sempre lì, cioè il grosso del lavoro è quello che non si vede poi in televisione, no? Sono le settimane passate in sala prove, sono le tensioni, le ansie, le gioie vissute insieme. Quindi, insomma, è un aspetto dal punto di vista umano mi ha arricchito tantissimo. Bene, allora non ci resta che invitare i nostri ascoltatori questo sabato, lo ricordiamo, Max Pezzali al Parco delle Cascine con la partita dell'Italia. Un Esattamente, partita più concerto, tutto due al bellissimo prezzo di mix. una. Grazie per essere stato con noi e buona estate. Grazie altrettanto, buona estate a tutti, ci vediamo alle cascine, ciao.